Buonasera a tutti, io sarò velocissimo, siamo arrivati tardi dal consiglio di Zanotti, io sono consigliere di Zanotti e presidente della commissione cultura, quindi diciamo che sono abituato a lavorare in tandem a Stefano e a Paola Bocci qui presente e farò un discorso veloce di quello che stiamo facendo in zona. E vedo che parallelamente sta avvenendo in comune. E quindi fare di più con meno, e quindi per esempio sfruttare le tantissime associazioni culturali che abbiamo in zona 8 come in tutte le altre zone, far fare rete tra di loro e devo dire che pian piano ci stiamo riuscendo, le abbiamo chiamate a noi, le abbiamo conosciute e abbiamo fatto capire loro che cosa si poteva fare tutti insieme, quindi pian pianino questo è stato il primissimo obiettivo. Siamo riusciti a diffondere la cultura nei quartieri attraverso un programma che si chiama Culturalmente Parlando, che si avvale delle straordinarie intelligenze, dei straordinari personaggi che sono presenti a Milano. Abbiamo fatto 3 incontri, uno sull'antimafia insieme ad Armando Spataro, uno sulle carceri milanesi insieme a Don Gino Rigoldi, a tantissimi altri, un terzo sul design insieme a Patrizia Orchiola, ad Aldo Cibic. Insomma, è un percorso che ci sta riuscendo, stiamo girando tutti i nostri quartieri e credo che si possa fare di più con meno sfruttando principalmente quello che abbiamo. E quindi partendo dalle biblioteche, partendo dai CAM, partendo dalle strutture che ci sono in zona, come per esempio in zona 8 la fabbrica del vapore. Portare l'obiettivo, la mission che questi luoghi hanno, renderla più efficace e sostenerla nel tempo, cosa che precedentemente ci siamo accorti che non sia mai venuta, che non è mai avvenuta. Per questo con le biblioteche stiamo dialogando tantissimo, organizzeremo un Biblio Day, una giornata di presentazione di libri con tantissimi scrittori affermati, ma anche con scrittori principianti che non sono mai stati pubblicati, di tutto e di più. E vedo che lo stesso sta avvenendo in comune e quindi il comune è stato capace di sfruttare tutto quello che Milano già ha, ma che non è mai stato valorizzato. E quindi a partire dai musei civici che saranno aperti gratuitamente tutta l'estate, saranno fruibili da tutti i cittadini e quindi veramente qui significa portare la cultura a portata di mano di tutti. Proprio per questo, ad esempio, per la mostra sul Bramantino, che come sapete è ingresso gratuito in tutte le zone, è stata fatta una presentazione, quindi tutti hanno avuto la possibilità di ricevere una spiegazione sulla mostra e quindi poi vedere la mostra capendola, ma penso a tantissime altre iniziative, penso a Piano City, a Corus City che hanno saputo avvalersi e hanno fatto scoprire gli spazi della città, quello che solamente in pochissime occasioni avviene, penso alla settimana del Fuori Salone, e sono stati capaci di conquistare, grazie al grande valore, finanziamenti, cosa che in zona stiamo provando a fare, però al nostro livello è un pochino più impegnativo, e quindi io credo che si possa fare tantissimo di più con meno, iniziando da quello che già abbiamo.